Bene, il metodo lo stiamo dicendo da tempo. Se l'Italia vuole porre una sfida in chiave europea, deve impostare questa manovra sulla crescita. Mi sembra molto chiaro. C'è un metodo condivisibile, nel merito ci sono molte criticità. Il metodo condivisibile è che questa manovra si tiene grazie alla crescita ed è fatta da due pilastri, quello del contratto di governo, che è di parte nei fatti, pensioni, flat tax per gli autonomi e reddito di cittadinanza. C'è un secondo pilastro della manovra che è dichiarato dal governo, che è la crescita, che rende sostenibile il primo pilastro e su cui si gioca la credibilità del governo. Allora, se si vuole dimostrare all'Europa che pur sforando in termini di deficit e di debito, grazie alla crescita si riesce a superare la regola, la sfida è sulla crescita. Quindi occorre rivedere la manovra in termini di analisi d'impatto sugli effetti sull'economia reale, quanto più occupazione realizziamo, quanto più investimenti riusciamo a realizzare. C'è un nodo quindi risorse e un nodo effetti sull'economia reale. La sfida che questo governo deve accettare, i tempi sono stretti anche in funzione delle agenzie che appunto hanno valutato l'Italia, è far capire e comprendere quanto è la parte di crescita. Per quanto riguarda noi possiamo sicuramente contribuire con una serie di proposte sul fronte crescita. È evidente che la manovra deve essere riequilibrata sulla fronte crescita perché in valori assoluti quello che è dedicato alla crescita è molto inferiore rispetto a quello che è indicato al contratto di governo. Un'ipotesi anche al 2-3% di crescita la convince, come ha detto oggi il ministro Savona. Guardi, in linea teorica, diciamo sì, in linea pratica bisogna vedere se si depotenzia, per esempio, Industria 4.0, non mi sembra che quello è un elemento che aiuta la crescita degli investimenti privati. Altro elemento non marginale è la procedura legata al reddito di cittadinanza. Com'è possibile che una persona può rinunciare a tre proposte di lavoro in un mezzogiorno in cui se te ne arriva uno è già un miracolo? E com'è possibile pensare di far lavorare una persona che ha 800 euro solo 8 ore? Sono elementi su cui vale la pena, come dire, attenzionare per evitare che questo diventi un sussidio tout court e non un ponte verso l'occupazione. Quindi sono varie questioni da affrontare, di processo, di procedimenti, di risorse e di effetti sull'economia reale. Il metodo è condivisibile, il merito va spiegato e su questo occorre una grande riflessione da parte del governo per evitare di arrivare a contrasti che non riguardano la questione europea, perché è evidente che il governo nello sforamento ha deciso di avere la procedura di infrazione, ma questa sfida l'Italia la vince dal punto di vista riformista solo se in termini di risultato riesce ad avere più crescita. Se ha più crescita può spiegare all'Europa che c'è una regola diversa. Se non ce l'ha e facciamo solo deficit e debito pubblico, la partita l'abbiamo già persa. Battibecco che c'è tra Salvini e Di Maio danneggia Beh, il paese? ma vabbè, vediamo oggi il Consiglio dei Ministri, non entriamo nel merito della manina, già abbiamo altri problemi, non mi Presidente, sembra lei un giustamente ha detto tempi stretti per, diciamo, andare a definire questo dibattito, diciamo, questo input che lei ripete da tempo. Ma quando dal clima, dalle critiche si passa poi a cose concrete, come un declassamento che è una misura concreta, non è più una minaccia, un rischio, non si rischia poi di arrivare troppo tardi? No, non si rischia, è evidente che si rischia in linea teorica. Più, come dire, siamo veloci nelle risposte, più calmieriamo. Dobbiamo spiegare, se non spieghiamo e parliamo solo di teoria, è evidente che possiamo creare, come dire, delle tensioni, delle ansie sui mercati che poi vengono addosso a noi. Noi lunedì mattina si riaprono le fabbriche, lo spread che aumenta diventa un problema di tasso di interesse delle imprese italiane e delle famiglie italiane. È una tassa indiretta lo spread, quindi bisogna fare attenzione sia alle dichiarazioni che al merito. Per questo stiamo facendo. La cosa è ancora correggibile a nostro avviso. I tempi sono stretti. Comunque, Presidente, va cambiata, può ribadirlo questo, la manovra. Va, come dire, cambiata e va valutata in termini di crescita. Esiste, come dire, una debolezza sulla crescita e una forza sull'altro pilastro, quindi va riattenzionata. Il deficit PIL va abbassato, ma questo non è, abbiamo detto che questo non è il problema. Se la crescita, come dire, diventa un elemento sostanziale, il problema non è di quanto sfori, ma di quanto cresci. Questa è l'impostazione. Questa è un'impostazione condivisibile. Adesso il punto è di quanto cresciamo e davvero cresciamo con le cose che diciamo, anche perché, ricordiamocelo, la politica si misura dai risultati e non dagli obiettivi. Se tra qualche mese quello che diciamo poi non accade, quello che dice il governo, evidentemente questo risultato non arriva e il problema non è più l'agenzia, il problema è che c'è un rapporto di looping tra deficit e debito e non di crescita e la manovra diventa insostenibile e inspiegabile. Presidente, il presidente della manovra. Non ho capito. L'assenza del sud è la questione italiana che stiamo dicendo, manca una questione industriale, un'attenzione all'industria, non si parla di industria, di manifattura e di lavoro. Questo vale per il paese e vale per il sud. Il sud ha
ha espresso una sua indicazione anche di voto perché voleva un cambio, ma questo cambio di guardia non è solo nella logica delle fasce povere. Il Sud chiede lavoro, e il lavoro è la dignità del Mezzogiorno, non la sussistenza e l'assistenza. Il Sud non chiede questo. Io sono un uomo del Sud, conosco il Mezzogiorno. I giovani imprenditori del Mezzogiorno parlavano appunto di burocrazia e di opere bloccate, tappe. Hanno ragione, c'è un'incongruenza nel governo che deve essere chiarita. Se vogliamo un incremento della crescita dobbiamo riaprire immediatamente i cantieri e evitare, diciamo, confusioni anche di blocco di cantieri a partire dalla TAV Lione-Torino passando per il Terzo Valico. Se vogliamo investire dobbiamo aprire cantieri, non possiamo bloccarli. C'è una distonia all'interno del governo che va chiarita. Questo è uno dei punti che è coerente con la logica della crescita se lo si risolve. Se invece si riapre un dibattito sulla chiusura dei cantieri, evidentemente la crescita, come dire, non arriverà. Il dibattito TAP in questi giorni? Il dibattito TAP speriamo che arrivi al buon senso come l'Ilva, perché è una questione di interesse nazionale, non di una regione. Il nostro è un paese senza materie prime, che ha bisogno di fare della questione energetica un grande fondamentale dell'economia del Paese.